Nella relatività generale si calcola tutta l'energia di una massa. Essa sarebbe, a giudizio di Einstein, la massa di cui si vuole conoscere l'energia, moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Ma moltiplicando questo dato per una velocità lineare che non considera l'energia nel piano di espansione della massa, noi vediamo immediatamente che c'è un errore. Infatti non siamo come nelle condizioni della forza, prese nella seconda legge dinamica, laddove la forza era la massa per il quadrato di una velocità chiamato poi accelerazione. Nel secondo principio della dinamica ciò era coerente, perché la massa era considerata ferma nella sua espansione trasversale ed esercitata tutta sola in un verso. Ma invece l'energia che considera anche la velocità della luce, ma non la quantità di energia presente nella fronte, e che sembra uguagliare la forza all'energia, ha un grosso tasso di errore. Infatti, tutta l'energia elettromagnetica non appartiene solo al flusso elettrico, ma anche al piano elettromagnetico. Essendo compresa anche nel piano elettromagnetico, che è espanso più di uno, l'espansione totale del volume non si attua più su una sola linea, quella del flusso reale. Insomma, Einstein non è stato corretto nel riferire la velocità di una massa considerata tutta nella sua linea, se non riferendola a una massa unitaria elettromagnetica espressa tutta in una linea, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta. Solo riferendo la massa al flusso unitario elettromagnetico della massa, si poteva contare tutta l'energia di quella massa. Insomma, io sostengo che l'accelerazione C al quadrato unitaria elettromagnetica della massa unitaria del volume elettromagnetico, moltiplicata per le m volte di una qualunque massa m, ne computa tutta l'energia. Insomma, è uguale a C grande al quadrato m, e non come affermò Einstein. Infatti lo possiamo verificare da un conteggio. Alla dimensione unitaria atomica, l'unità del tempo è 10 alla meno 10 secondi. Alla nostra dimensione, il volume unitario elettromagnetico è un decimetro cubo. Esso fluisce per 10 in un metro e simultaneamente per 3 nelle tre dimensioni spaziali x, y, z. Pertanto, 3 volte 10 decimetri cubi ogni secondo alla 10 elevato alla meno 10, ossia 30 moltiplicato 10 elevato a 10 decimetri cubi ogni secondo, sono esattamente il volume di 300 milioni di metri cubi al secondo, come una massa unitaria che si sposta nel tempo di un secondo. Pertanto il volume unitario elettromagnetico C grande, che fluisce
in linea elettrica in un secondo è di 300 milioni di metri cubi. Esso corre solo alla velocità C di 299.792.458 metri al secondo, come da conteggio nel vuoto, a causa del fronte reale maggiore di un metro quadrato, che contiene non solo spazio dell'unità, ma anche tempo dell'unità posta in un metro quadrato. È solo la massa unitaria C grande al quadrato, quella che, moltiplicata alla massa M reale da contare, ne conta unitariamente tutta quanta la possibile energia, perché la computa in base all'energia unitaria della massa di spinta.